tiene banco in questo momento la legge elettorale, insomma, cosa sta succedendo per informare bene i cittadini? Beh, sta succedendo che la partitocrazia, quindi quegli uomini pigiatasso che siedono accanto a noi, Camera dei Deputati attualmente, stanno portando avanti quello che è il patto deciso in una stanza segreta già mesi fa da Renzi e Berlusconi. Abbiamo visto proprio ieri alla Camera, l'altro ieri, la Bindi intervenire su un emendamento in particolare, quello relativo all'alternanza e al voto sulle quote rosa, e ha fatto capire quanto siano in difficoltà anche questi patti segreti tra i vari Renzi Berlusconi, Renzi Alfano. C'è stato ieri una situazione veramente stressante in aula da parte di queste persone che si stanno giocando le poltrone, si stanno giocando i privilegi, vogliono tagliare il Movimento 5 Stelle fuori, ma noi invece, a differenza degli altri, stiamo informando i cittadini su cos'è una legge elettorale, la stiamo votando assieme sul nostro portale, quindi tutti gli iscritti, tutti i certificati possono partecipare a questa votazione, possono scrivere insieme a noi la legge. Noi siamo dei semplici portavoce e porteremo le istanze dei cittadini in Parlamento. C'è qualcuno che ha anche all'interno del movimento, insomma, criticato un po' le modalità della proposta, insomma, del voto sul web, insomma, dice si può fare meglio, si può elaborare la struttura per far votare il cittadino in maniera differente, insomma, qual è la sua opinione? Ma guardi, noi siamo partiti con le parlamentari dove c'erano circa 100.000 certificati e parteciparono 25.000 persone, siamo arrivati a 100.000 iscritti, 25.000 certificati, siamo arrivati adesso ad oltre 500.000 di iscritti, quindi praticamente più dei tesserati di un partito e tutto in maniera gratuita, e siamo arrivati all'ordine di quasi 100.000 certificati, per cui questo modello completamente innovativo, gratuito, favorisce la partecipazione dei cittadini attraverso la rete, e vi posso assicurare che parecchie persone del mondo stanno guardando con interesse questo nuovo modello di fare politica. Ovviamente la rete è uno strumento alternativo per portare le istanze e le idee dei cittadini in Parlamento. Noi lì, ripeto, siamo dei semplici portavoce eletti, e quindi ciò che poi ratifica gli iscritti sul portale, noi lo portiamo in Parlamento. C'è il grande progetto Sarno qui sul territorio, siamo a Scafati, quindi in generale poi nella Valle del Sarno, nella Conocerino, insomma, ci sono tanti tanti punti interrogativi, insomma, però la cittadinanza chiede necessariamente interventi per superare gli allagamenti, l'inquinamento del fiume Sarno. E qual è la vostra opinione in merito, insomma, che cosa si potrebbe fare? Qui il problema è grave, nel senso che noi ogni problematica, la cosa bella perché il messaggio del Movimento 5 Stelle che stimola la partecipazione, vi dico cosa è successo qui. Qui c'è stata questa problematica, nota a tutti, quella sul fiume Sarno, c'è stato un gruppo di lavoro in meetup locale, tutta la zona dell'Acronocerino Sarnese, quindi oltre Scafati, Angri, Nocera Superiore, Nocera Inferiore, questi cittadini si sono messi assieme, si sono seduti a un tavolo, hanno messo a disposizione le proprie professionalità ed hanno studiato ipotesi alternative. Noi abbiamo prodotto già in Parlamento, cioè questi cittadini hanno prodotto con il loro studio, dedicando del loro tempo libero, personale, al bene comune, hanno prodotto questi documenti. Io sono semplicemente stato, come dire, il portavoce che ha protocollato queste interrogazioni parlamentari in Parlamento, e l'obiettivo è quello di fare luce su questa vicenda, è quello di capire questi fondi europei, anche tanti, dove vanno a finire e come vengono spesi, e i tech ci hanno fatto ovviamente varie proposte alternative. Io credo che le risorse che abbiamo sui territori vadano valorizzate, vada mantenuto il fiato sul collo su ogni procedura dove ci sono parecchi soldi. C'è un sistema partitico clientelare che mette puntualmente delle persone in ruoli strategici. Bisogna andare oltre quello che fa il Movimento 5 Stelle, non ragionare per teste di legno messe avanti, ma puntare sul bene comune, sulle idee condivise, e creare un modello nuovo basato sulla competenza specifica, sull'onestà e la trasparenza. Io non dico che il Movimento 5 Stelle è la perfezione, noi stiamo portando avanti questo modello, come dice Beppe, accendiamo i riflettori sul ladro. Quando i riflettori sono accesi è più difficile rubare, è più difficile fare giochini particolari. Senatore, si avvicinano le europee, l'Europa è un passaggio fondamentale per l'Italia, quali sono le linee che adotterà il Movimento, sia per la scelta dei candidati, ma soprattutto per cercare di fare qualche cosa, perché è lì che si gioca tutto? Allora, le elezioni europee sono un momento strategico per gli italiani, perché tante cose che avvengono dall'Europa. Sappiamo che cos'è il fiscal compact. Dall'anno prossimo dovremo pagare 50 miliardi di euro per 20 anni, perché dobbiamo ridurre il rapporto debito-PIL fino al 60% in 20 anni. Sono 50 miliardi che dobbiamo cacciare.
abbiamo il MES, il meccanismo europeo di stabilità, che prevede anche di mettere altri soldi. Allora abbiamo un sistema europeo che è malato, noi abbiamo ceduto la sovranità monetaria all'Europa, non abbiamo mai chiuso il cerchio. Allora se l'Europa fosse per esempio una realtà politica, un'Europa politica che legifera, forse avrebbe un senso, ma non è possibile che da 20 anni diciamo questa cosa e non l'abbiamo mai fatta. Allora sfidiamoli tutti quanti. Ritornando invece al territorio, si è parlato di Gori, lei ha lanciato una sfida ai gruppi locali. Sì, allora noi sappiamo che noi abbiamo sempre voluto l'acqua pubblica. Allora, se abbiamo la situazione della Gori, perché i gruppi locali non si mettono tutti insieme, studiano nel dettaglio il contratto che è stato fatto con la Gori e cerchiamo di capire da come uscire da questo sistema? Solo gli attivisti lo possono fare, solo i cittadini. Allora, noi chiediamo l'impegno di tutti i cittadini che si vogliono mettere in gioco per dare un contributo di idee, di conoscenza, per studiare bene le carte e capire come uscire da un contratto. Deve uscire nel modo migliore. Noi vogliamo che l'acqua ritorni pubblica, ritorni dei cittadini, senza che ci sia il profitto. Il profitto nell'acqua è una pazzia. Le espulsioni che tanto fanno discutere in questi giorni, qual è la sua opinione? Era necessaria? Insomma, lei che posizione ha preso per quello che è successo nei giorni passati? Allora, come ho già avuto modo di scrivere, diciamo, le espulsioni che hanno riguardato questi senatori, questi quattro senatori, sono nate, almeno da quello che insomma, ho sentito, sono nate dalla voglia di voler cambiare il movimento all'interno. In che modo? Facendo una corrente. Però se noi facciamo una corrente diventiamo un partito. Il movimento deve essere un qualcosa in cui non esistono le correnti, esiste un totale confronto di idee, di pensiero, possiamo essere in disaccordo, non c'è alcun problema, non è questo il problema è non strutturare qualcosa e quindi creare le correnti. Se facciamo le correnti vediamo un partito, io le correnti nel movimento non le voglio vedere. Onorevole, lei effettivamente ha agganciato una battaglia personale, in realtà quella del movimento, contro l'attuale Presidente del Consiglio Renzi. Insomma, proprio non l'accettate. Lei prima ha spiegato insomma, che addirittura c'è stato questo passaggio del PD a salutare Letta anziché Renzi, eppure lei poi è andata a salutare. Diciamo che innanzitutto cittadino onorevole, quindi cominciamo meglio. Più che battaglia personale, purtroppo noi non riconosciamo un sindaco che è stato lì nominato Presidente del Consiglio e tra l'altro sfiduciato da 132 voti della direzione nazionale del PD. Di fatto non c'è un passaggio popolare e Renzi non è amato come sembra, è amato soltanto dai media e dai poteri forti. Per quanto riguarda il passaggio, diciamo un po' triste, è semplicemente perché Renzi effettivamente non è creduto neanche dai suoi nel partito ed è chiaro che quindi si va a votare Letta. Io l'ho fatto in maniera provocatoria perché se Letta sono riuscito a chiamarlo signore, Renzi ho anche difficoltà insomma a intravedere questo aspetto del suo carattere. Spero di essere smentito più che altro per i cittadini italiani, ma credo sia difficile. Ecco. Andiamo però in una cosa che ha detto il Presidente del Consiglio Renzi sui debiti della pubblica amministrazione. Voi insomma in questa sede avete chiaramente spiegato una soluzione rapida, ma che effettivamente è difficile che lui possa mantenere questo impegno preso che in 15-30 giorni avrebbe fatto saldare il debito della pubblica amministrazione verso le aziende. Beh, c'è da dire che Renzi si accoda al carro perché in realtà noi ne abbiamo parlato con il primo decreto che abbiamo discusso alla Camera, che era appunto il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione alle imprese che ne avessero bisogno, insomma. E poi adesso bisogna anche dire che c'è una proposta del Movimento 5 Stelle, grazie al cielo recuperata anche dai giornali in prima pagina sul Sole 24 Ore, una proposta fatta per quanto riguarda la compensazione dei crediti verso la pubblica amministrazione da parte delle piccole e medie imprese con le cartelle di Equitalia. Quindi questo significa anche salvare la piccola e medie imprese. Una proposta del 5 Stelle, fa piacere che il Presidente del Consiglio si accodi, evidentemente stiamo studiando bene per il governo del Paese.
Eugenio Panella, un risultato quasi inaspettato, insomma, per fare folklore e in contemporanea quasi con la partita del Napoli, le persone si sono interessate, c'è questo seme della partecipazione che comincia a diventare piantina. Ma alla fine, guarda, sono soddisfazioni queste, ti danno la spinta di andare avanti, perché avevamo il timore che magari questo evento, anche in concomitanza, come detto te, con la partita, poteva creare qualche problema di partecipazione, di affluenza da parte delle persone. Sinceramente invece c'è stata una risposta che ha superato ogni tipo di previsione, la sala era piena, c'erano persone fuori, persone addirittura che sono rimaste giù perché la calca era tanta. È vero che c'erano anche gruppi limitrofi, ma quello che è stato bello vedere è che c'erano persone di Scafati che abbiamo visto di solito partecipare ad incontri di altri partiti. Questo per noi è importante, è significativo, è molto indicativo, cioè significa che le persone realmente stanno iniziando a capire che il movimento non è più solamente degli slogan, non fa parte solamente più di non lo so, loro dicono che noi eravamo populisti, urlavamo solamente, oltre gli urli ci sono le proposte, ci sono i lavori di questi ragazzi che in commissione ogni giorno da lunedì al venerdì a Roma ci mettono il cuore. E la differenza di quello che abbiamo mostrato stasera, chi è tenuto a fare un intervento in aula parlamentare e chi invece lo fa perché lo sente veramente, e lì c'è la differenza tra i parlamentari degli altri partiti e quelli del movimento. È stato fatto un discorso molto, molto serio, quello della Gori, più interventi, e chiaramente il senatore Scioffi ha rilanciato ai gruppi del territorio la proposta di studiare come uscire dal contratto Gori. Voi come vi state muovendo? Ma guarda, la nostra battaglia sull'acqua pubblica risale a tanto tempo fa. Noi sono più o meno 2 anni che siamo sul territorio e la prima nostra azione è stata quella di occuparci dell'acqua pubblica. Noi quello che stiamo chiedendo al sindaco è quello di prendere in considerazione di partecipare agli incontri che stanno facendo gli altri sindaci dell'Agro Nocerino e studiare insieme a loro quale alternativa proporre alla Gori. Noi stiamo raccogliendo le firme dei cittadini, siamo arrivati a circa 350 firme, in settimana le consegneremo. Questa volta però non ci limiteremo solamente a consegnare la risposta ed le firme ed aspettare buoni una risposta. Presseremo in maniera asfissiante l'amministrazione pubblica, perché credo che i cittadini meritano almeno di essere presi in considerazione e meritano di avere una risposta sulla Gori. Il partito, il movimento sul territorio è compatto, stasera c'è stata una risposta importante, o almeno insomma c'è maggiore aggregazione a differenza di qualche tempo fa. Ma guarda, all'interno di un gruppo non tutti siamo uguali, per fortuna direi. Poi le diversità di vedute su argomenti o scelte differenti di linee comportamentali, vabbè, quelle sono fisiologiche e credo che specialmente dopo un risultato elettorale che magari ha lasciato un pochettino di amaro in bocca a qualcuno, è naturale che c'erano. Stasera ho ribadito una cosa, che il nostro intento a Scafati non era quello di presentare la lista elettorale e non abbiamo l'ansia da elezione, se così si può definire. Noi abbiamo come unico obiettivo quello di portare avanti quelli che sono i temi del movimento. Poi quello che è stato il risultato elettorale l'abbiamo accantonato, fortunatamente abbiamo avuto la fortuna di aggregare nuove persone che hanno portato nuovo entusiasmo e voglia di fare all'interno del gruppo. Come abbiamo detto prima, il nostro lo mettiamo e lo metteremo sempre a disposizione dei cittadini. Quello che chiediamo è la partecipazione che abbiamo visto questa sera, e se le premesse sono queste, le speranze per avere dei buoni risultati a Scafati ci sono tutte.